Cosa? Filodoro ha caricato più di un video in una settimana? Oddio mio, cosa è successo? Sarà in fin di vita? Sarà minacciata da una fango e pazza con una pistola fuori campo? L'avranno rapita gli alieni e questa non è Filodoro, è un clone appositamente ricreato? L'avranno pagata per fare sto video? Sarà tornata da 2 giorni da Lucca Comics e gli si sarà accumulata una mole tale di lavoro da doverlo per forza fare? Non la sapremo mai! Ma! Dopo un anno, e dico un anno di attesa, e sottolineo un anno di attesa, dopo 5.000 messaggi, dopo 2 milioni di persone che le chiedevano di farlo, dopo 2 miliardi di persone che le chiedevano quando sarebbe uscito, finalmente questo momento è arrivato! Tie! Monster Energy, la valle dei bombi, da Lucca Comics con furore. E buon salve a tutti i video del gente, sono Filodoro e eccolo, finalmente eccolo! Dopo un anno di attesa, finalmente la Dunea ha pubblicato il nuovo albo di Monster Energy. Che se qualcuno che lavora alla Dunea mi sta vedendo, fatevelo dire, la cosa di pubblicare un albo all'anno è una rottura di maroni colossale! Perché a parte il fatto, mo vabbè, che comunque relativamente Monster Energy non è troppo impegnativo a livello di trama, ma non te lo gusti, cioè già il manga che esce una volta al mese, diciamo, ci puoi stare dietro tanto quanto, ma non te lo gusti perché tanto stalvi finiscono sempre a cavolo, finiscono sempre qui i finali aperti che tu rosichi come le bestie, ma l'anno dopo, quando vai a comprarlo, non c'hai più proprio la cosa del tipo, oddio, proprio l'allappamento in bocca di finalmente è uscito. Ce l'hai, cioè sì, ce l'hai, ma è minore. Ormai la trepidazione è passata. Quindi più che allappamento, più proprio bava de cane davanti a una bistecca, è più tipo tipo la sensazione che c'hai quando arriva il dolce a fine serata, no? Monster Allergy, la valle dei bombi, nuovo capitolo della saga. Non farò particolari spoiler su questo albo perché presumo che molti di voi se lo vorranno leggere. Per chi non è andato a Lucca Comics a comprarlo, presumo che stia aspettando che lui venga pubblicato e ve lo leggiate. Comunque sia, questo giro è cambiato anche il disegnatore. Nel numero precedente, Monster Allergy Nomulagrum, avevano ripescato alcuni dei disegnatori originali della serie, tra cui Arianna Rea, che rimane la mia dea e la mia musa, che è anche la mia insegnante alla scuola romana del fumetto e che io la amo tantissimo, è l'amore quella donna. Ma questa premessa non è di certo per screditare Ilaria Catalani, grande disegnatrice di questo albo che abbiamo conosciuto già in Hades, che se qualcuno già, già vedo che qualcuno me lo chiederà nei commenti, no, non l'ho ancora letto, ma vi giuro che me lo comprerò al Napoli Comic Con. E in realtà, rispetto all'albo precedente, che era proprio cartoonista italiano al 100%, questo nuovo stile più, non so, almeno a me personalmente mi sembra che si orienti vagamente più sullo stile francese, mezzo manga, forse più sullo stile francese. Il modo di estremizzare così tanto l'espressione, di usare così tanto le linee cinetiche, ops, di usare così tanto le linee cinetiche, comunque sia anche le inquadrature, tutte le varie cose, fa ricollegare comunque sia molto sia tipo di fumetto francese, ma vagamente, ripeto, c'è un qualcosa che mi sappia vagamente anche di quello giapponese, ma secondo me, cioè, può essere pure che è solo un'impressione mia che sto di una manica di cavolate. Io almeno personalmente la vedo così. Comunque sia, la storia ambientata poco tempo dopo la fine dell'ultimo albo e riprende quei nostri domatori che cercano di riacchiappare tutti i mostri scappati, ma ne saltano uno che è niente po' di meno che Hector Sinistro, celebre nemesi nell'ultima girone narrativa del fumetto originale, ossia quello quando Ellen e Zeke erano piccole, ma gli è stata relativamente data poca importanza nel cartone, però vabbè, quello è un altro discorso. Ripeto, non vi farò particolari spoiler, vi racconterò giusto la storia un po' così a grandi linee. E come al solito si introduce anche con la vita di tutti i giorni dei nostri due ragazzi, che devono far coincidere sia la vita di un domatore e di una rifugiatrice con quella dura e ardua e faticosa di un universitario. E io ancora continuo a non comprendere la gente che dice che studiare è meno faticoso di zappare la terra. E al medesimo tempo, come avevamo visto anche nell'altro albo, è cambiata anche la relazione tra i due, che può essere che di sicuro è solo una cosa che sta girando nella mia testa, come probabilmente sta girando nella testa di tutti. Guarda, è inutile che dite che non è vero perché lo state pensando tutti questa cosa, che c'è un mezzo inciucio tra Zeke ed Elena. Effettivamente nell'altro albo era un po' più, diciamo, era un po' più accennata questo affetto che hanno i ragazzi l'uno per l'altro. In questo un po' di meno, perché di fatto effettivamente ci ho riflettuto, l'altro albo di fatto era, diciamo, l'anello che congiungeva la fine di quella storia, della storia precedente, con l'inizio di questa nuova storia. Ed effettivamente era una cosa basata quasi più sul sentimentale, cioè sulla cosa dell'introduzione
l'irruzione di Zeke in quello che è il mondo degli adulti e il ritorno nel mondo dei domatori. Diciamo che si poteva più definire promo. All'interno di questo, ops, all'interno di questo c'è proprio più trama, è proprio più coinciso, infatti relativamente quasi, diciamo, lievemente più impegnativo a livello proprio di starci dietro rispetto a quell'altro. Certo, non è che è guerra e pace, che dici, cioè, devi stare attento per fare le cose, però... E oltre in mezzo al probabile inciucio tra i due, che è Elena rosica come una matta, secondo me, in questa vignetta, che poi se ve lo leggerete di sicuro lo noterete, di sicuro me lo commenterete, c'è anche il lato sentimentale tragico della scomparsa di Bombo, perché nell'ultimo album avevamo lasciato che Bombo era sparito, non si sapeva che era successo, non si era capito dove era finito, era sparito e basta. E quindi qua già tutti lo danno per morto. E invece no, perché i Bombi hanno la capacità di rigenerarsi e rinascere. E appunto, per ripescarlo, i nostri eroi dovranno dirigersi appunto alla Valle dei Bombi per ripescare Bombo, ritrovarlo e riportarlo a casa. E insieme a loro, sorpresa delle sorprese, si aggiungerà un nuovo personaggio che è... aspetta, non mi ricordo come si chiama. Thor Thorvaldsen. Mamma mia. Un giovane domatore che viene raccomandato da Timothy per accompagnare i due ragazzi in questa avventura. Che, sebbene all'apparenza può sembrare solo un ragazzino di 10 anni, forse ci avrà, in realtà ha del gran potenziale e anche qualcosa in più. Tra l'altro vi faccio vedere la carineria di questa vignetta, è tipo qualcosa di troppo bello. Restano la mia ship preferita questi due, porca miseria, ve lo giuro, io fin da piccola li vedevo insieme loro due, mo che mi stanno mettendo sti panni da tutti è una cattiveria. Ma poi una cosa, fermi un attimo, chi di voi si è letto Fairy Tail? Chi di voi ricorda quel momento in cui la battaglia dopo i giochi della magia, Natsu cade nella campana insieme a Lucy che sta nuda e sbattono a destra a manca? Ma ditemi voi se sta vignetta non vi ricorda tipo una di quelle scene, cioè dai, è la sua, è lei. Che mo che sto a vedere la vignetta sopra, tra l'altro mi sa che spoilerato, tipo quella che non volevo spoilerare, però vabbè. Vabbè raga, ormai è andata. All'interno dell'albo ci sono sia i vecchi personaggi che, che alcuni nuovi, anche se effettivamente a quelli nuovi non viene data tanta importanza, grazie a Dio non viene data tanta importanza, diciamo sono personaggi secondari che vengono inseriti all'interno della trama tanto per dare un senso logico, e questa cosa è ottima. Oltretutto, spoiler, ma tanto penso che già lo sapevate, c'è il ritorno di Bombo, che per la prima volta, sempre ricollegandoci a Fairy Tail tra l'altro, non è uno di quei personaggi che muore e resuscita così a buffo. Ha un senso, c'è una lotta, c'è del sentimentalismo addirittura. E come tutti gli albi autoconclusivi, ma che allo stesso tempo devono dare un aggancio per l'albo successivo, finiscono emeritamente a cavolo. Cioè no, in realtà questo rispetto a quell'altro finisce meglio, cioè quell'altro finisce in una maniera proprio a porte spalancate. Quest'altro un pochino si è ripreso, finisce sempre in maniera aperta, ma è una più che aperta, è una... è una porta semichiusa. Nel senso, ha un finale come per dire sì, va bene, è finito, tutto a posto, ora possiamo dedicarci ad altro. Ma allo stesso tempo c'è quel dettagliuccio finale che dice però... intanto c'è piaciuto, costa 14,90€, tacci loro tra l'altro, c'è piaciuto, costa 14,90€, è cartonato, è tutto a colori, quindi spendete sti soldi e sostenete la Toonie, e soprattutto sostenete Monster Allergy. Probabilmente penso che entrerà in commercio dopo un po' di settimane, più che altro perché a Luca Comics c'era la super anteprima, quindi penso giusto il tempo di mandarlo alle librerie, fumetterie e roba così, penso al massimo a novembre, forse metà novembre, massimo inizio dicembre, periodo natalizio, lo troverete comodamente in fumetteria. E voi che dite? Chi è stato Luca Comics? L'ha comprato? L'ha letto e gli è piaciuto? Fatemelo sapere con un commento. Va bene ragazzuoli, io concludo qui il video, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel commento e un mi piace, seguitemi su questo canale anche l'altro, come ricordo tutti è The Para Dragoness, e seguitemi anche su Facebook, Instagram, Diventate e Twitter, come al solito trovate il link in descrizione, spendete i soldi e comprate quest'albo e mi raccomando continuate a fandomizzare il mondo. Mua! Ciao!